E ripartiamo con queste interviste super per tarocchi.blog. Ospite di questa sera Matteo Di Pascale. Buonasera Matteo. Ciao, ciao, ciao. Come stai? Bene, Bene, dai, un po' stanco da lockdown, ma si fa. non voglio essere scortese con gli ospiti, ma ti volevo dire che si vede paro paro, paro dalla tua faccia. Occhiaie che sono mostruose. Innanzitutto ti ringrazio per il tuo tempo, ti ringrazio per aver accettato il mio invito e volevo parlare di un tuo prodotto. Non so se poi l'hai fatto in collaborazione, credo di sì, ma tanto ne parlerai tu. E mi riferisco a Intuiti, un mazzo di carte che unisce, eccolo là, perfetto, unisce diverse discipline, tra cui anche i tarocchi, motivo appunto della mia chiamata, però un utilizzo consapevole di queste carte che abbraccia veramente tantissimi campi, dall'uso dell'archetipo all'intuito alla creatività. Allora io andrei per gradi e inizierei a introdurre questo mazzo di carte che probabilmente già molti amici conosceranno. Cos'è Intuiti? Da dove nasce? Chi sei tu? Allora, Intuiti nasce da una mia esigenza, quindi è una storia che è molto legata di fatto a quello che è capitato a me come all'epoca come studente, ma poi in generale come professionista. Io ho studiato al Politecnico di Milano design, nel mentre scrivevo, quindi ero sempre stato molto interessato a quello che è il tema della creatività. Mi parlavano di creatività e poi alla fine non mi sembrava di vedere così tanta creatività, almeno lì al Politecnico. Da lì è nata l'esigenza di avere uno strumento che potesse trattare la creatività in una maniera più rispettosa, mi viene da dire. Comunque che potesse stimolare la creatività anche in maniera più libera rispetto a quello che era poi il presentare un progetto a un docente. Era un ottimo, col senno di poi, era un'ottima trasposizione di quello che sarebbe successo dopo con i clienti. Quindi di fatto il lavoro creativo stava nel anticipare quello che voleva il professore e venderglielo. Diciamo che poi da un punto di vista invece di creatività, di sentire quello che si vuole fare, di espressione di sé, molto male, ecco. Quindi da lì è nata questa esigenza. Ne ho parlato all'epoca con un mio professore e lui mi ha detto: guarda, parla con la mia ex socia che si chiama Alessandra Mazzucchelli, che sicuramente ti può dare una mano. E lei mi ha detto: carte per la creatività, partiamo dai tarocchi, li conosci? E io li studiavo da quando avevo 7 anni, quindi è stato, diciamo, un amore a prima vista. Mi ha dato un po' una mano, è una sciamana, quindi di fatto mi ha seguito come mentor dal punto di vista della creatività e dal punto di vista dei tarocchi, ed è così che si è sviluppato Intuiti. E qui siamo nel 2011-2012 più o meno, quindi ormai sono anche passati un po' di anni. Tu quando l'hai messo poi sul... quando l'hai divulgato il prodotto? Nel 2013 con una campagna Kickstarter. Il Ah, ok. poster dietro è in memoria della campagna Kickstarter. Diciamo che il 2012 è stato l'anno delle mazzate sui denti. Quindi io ero a Milano, non mi piaceva il lavoro che facevo perché lavoravo in pubblicità e cercavo di pubblicare Intuiti e tutti mi dicevano no. Quindi ero lì che dicevo: ho fatto un prodottaccio. Ero anche molto convinto del prodotto, però sai, quando all'epoca avevo 24 anni, ti dicono no, 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 un po' adesso non dico che ti convinci. Però a un certo punto mi sono approcciato a Kickstarter con l'idea di o la va o la spacca, cioè questa qua è Sì. No, proprio l'ultima spiaggia. anche perché poi vedendo il tuo sito internet mi sono fatto l'idea che tu sei un paladino della libertà. Di pubblicazione, quindi preferisci vedertele da te, pubblicazioni, stampe, Allora, divulgazioni. diciamo che questo è un grazie per l'etichetta del paladino. Ci sono arrivato, nel senso che, come ogni autore, io sono principalmente un autore, quindi Intuiti è un lavoro autoriale, io ho creato uno strumento, quando scrivo un libro faccio l'autore.
Il sogno di ogni autore è quello di avere un canale riconosciuto e quindi di poter fare solo l'autore, cioè poter creare un Intuiti 2.0, ok? E avere il tempo per farlo e poi essere pagato per aver fatto quello e non preoccuparsi d'altro. Col tempo mi sono reso conto che quello che volevo proporre io, le case editrici non lo capivano. Quindi adesso, negli ultimi 2 anni, c'è stato questo esperimento che è iniziato come un esperimento che adesso è diventato un'azienda vera e propria che si chiama Sefirot, Sì. con cui insieme al mio socio Andrea Vinasco promuoviamo prodotti per la creatività. Quanti ce n'hai adesso sulla piazza? Tre. Sono tre, quindi c'è Intuiti, Fabula Fabula. che è per lo storytelling e Cicero per il public speaking. Cioè, abbiamo scoperto un mondo, nel senso che adesso siamo un'azienda che sta crescendo, questi prodotti funzionano. Posso dire oggi che è andata molto bene, che nessuno abbia pubblicato Intuiti perché credo ne abbiamo venduti molti di più noi rispetto a quanto avrebbe venduto una casa editrice tradizionale, questo è Classico. sicuro. Cioè, classico. No, non è vero, ho detto una stupidata, non è classico, però è l'esempio che questo fa anche paura questa cosa qui, perché a me capita lo stesso con i libri, rifiutato, rifiutato da case editrici, poi credi nel prodotto, hai qualcosa da dire, lo butti sul mercato, ovviamente con una certa consapevolezza e fai tipo bestseller e questo fa paura. Cioè, da un lato fa paura, dall'altro può essere anche bello. Diciamo che allora, ci sono dei numeri di case editrici, quelle che conosciamo di più tutti, che sono dei numeri che non sono quasi impareggiabili. Cioè, vendere 200.000 copie di un titolo solo in Italia è micidiale, cioè bisogna avere una vera e propria distribuzione, non si può raggiungere quello, cioè in maniera indipendente, dico. Però prodotti come i nostri, che sono dei prodotti molto particolari, e io adesso con il senno di poi da editore mi sento anche di dire, hanno fatto bene a non accettarli, perché come facevano a venderli? Cioè non era nel loro catalogo, li avrebbero buttati via, no? Noi abbiamo un catalogo che è studiato ad hoc per questo tipo di prodotti, è una strategia che è studiata ad hoc. Quindi cambia completamente. Targettizzato. Ascoltami, io vorrei cioè, proprio mentre parlavi della tua storia, avevo una domanda da farti, ovvero perché non utilizzare il tarocco come si utilizza Intuiti? Però il rischio è che le persone che non sanno, cioè potrebbero confondere Intuiti con i tarocchi, non capiscano bene. Allora, se ti va, se hai voglia, inizierei a specificare bene come si usa Intuiti, cioè qual è la grande differenza tra un mazzo di carte come Intuiti e ovviamente un mazzo di carte tarocco? Fermo restando che la differenza più ovvia è quella ovviamente dell'uso. Partiamo dalle similitudini, così è più. Allora, Intuiti viene direttamente dai tarocchi, quindi il lavoro che c'è stato è stato quello di studio degli archetipi. Quindi i tarocchi sono degli archetipi che hanno resistito ai secoli. Abbiamo, cioè, lo saprei meglio di me, però nel senso abbiamo l'inizio, abbiamo il momento del cambiamento, abbiamo l'entrata nel mondo degli adulti. Sono momenti dell'esistenza in cui tutti noi ci possiamo, con cui tutti noi possiamo rapportarci. Quindi l'idea di scegliere degli archetipi di quel tipo lì è stata una scelta di non arbitrarietà. Cioè, invece che inventarci degli archetipi a casaccio, abbiamo deciso di prendere da un libro di archetipi che era già bello solido. Senza poi cioè, tenendo anche conto del fatto che la creatività che ha un qualcosa di esoterico, perché non è così spiegabile, non è così scientifica di fatto. Cioè, io apprezzo il tipo di ragionamento di De Bono con il pensiero laterale, sono esercizi molto divertenti anche, e, vabbè, da pubblicitario, da creativo. Nel senso, li utilizzo anche su base giornaliera. È una cosa diversa da quel tipo di gioia o quella cosa che senti molto più vitale, che è poi la creatività. E secondo me lì c'è un collegamento molto più forte con un qualcosa di inspiegabile, con un invisibile, un esoterico. Quindi sicuramente
la vicinanza di Intuiti con i tarocchi è molta. Il lavoro che c'è stato è stato un lavoro di, chiamiamolo di sintesi. Io sono andato a studiare tutti i vari autori e a cercare di capire per quale motivo per un autore una carta significasse una certa cosa e per un altro autore significasse un'altra cosa. Su quale mazzo di tarocchi ti sei basato? Vabbè, allora, tutti i più famosi, tutti, quindi partendo da Rider-Waite, Jodorowsky, Crowley, Balbi, cioè, nel senso, i maggiori autori sono stati affrontati, trattati, studiati e mi sono reso conto che tendenzialmente c'è sempre una radice comune. Quindi la torre, l'esempio che faccio molto spesso, vabbè, per alcuni è una carta completamente rovinosa, per un autore come Jodorowsky che è molto più buonista. Ha sempre quel lato positivo sotto, okay? Quindi diventa più una specie di dirsi la verità, è più un ok, crolla qualcosa per ricostruire qualcosa di nuovo. Di fatto, la radice dell'archetipo può essere il dirsi la verità e il vivere secondo la verità, perché nel momento in cui diciamo la verità, tutte le menzogne crollano. Quindi questo è stato il mio lavoro. Cercare di non prendere una direzione, o anzi, cercare di capire dalle varie direzioni che tanti autori hanno preso quale potesse essere la radice comune. E poi il lavoro è stato quello di sintetizzare anche da un punto di vista grafico. Intuiti, e questa è la grossissima differenza, si può utilizzare anche a carte scoperte. Quindi si può utilizzare muovendosi a livello emotivo. Perché? Perché ogni carta è stata disegnata graficamente utilizzando i principi della Gestalt, quindi giusta posizione di forme e di colori che danno un senso. Ottimo. Sì, a proposito di intuiting, si può utilizzare a carte scoperte e coperte, poi ti farò delle domande interessantissime al riguardo. E volevo chiedere, tu dai tre vie di utilizzo, ovvero con intuiti puoi esprimerti meglio, sapere quale direzione prendere e poi sviluppare quello che è la creatività intuitiva. Quindi mi interessava, l'ultimo punto mi interessa tantissimo, quindi poi te lo chiederò parecchio. Velocemente, con Intuiti posso esprimermi meglio, sapere quale direzione prendere, ovviamente credo sempre intuitivamente parlando, e poi parleremo Come della solito creatività intuitiva. partiamo dall'ultima che ti spiega anche le prime due. Allora, noi in Sephiroth facciamo una differenza importante, cioè quindi noi parliamo di pre-creatività e di creatività di metodo. Quindi ci sono strumenti come il nostro Fabula, il nostro Cicero, che sono una creatività di metodo, quindi sono processi che aiutano, ma anche lo stesso pensiero laterale. Può sembrare un po' una creatività di metodo, un brainstorming. Noi sappiamo più o meno in quale direzione vogliamo andare e, non so, voglio scrivere un romanzo su, non so, un certo argomento. Ho già più o meno la storia, a grandi linee, so che voglio andare di là. Benissimo, prendo Fabula e con un metodo tiro giù la storia del romanzo. Mi aiuta a potenziare la mia scelta precedente. Poi c'è un altro tipo di creatività, che adesso noi chiamiamo pre-creatività o creatività intuitiva, ed è il voglio veramente andare di là? Per quale motivo voglio andare in quella direzione? Perché, e questo io l'ho provato sulla mia pelle nel corso degli anni, appunto, ho avuto una vita da creativo nel pratico. Spesso c'è qualcosa che non torna, si fa una fatica tremenda nel primo capitolo di un romanzo, o nel decimo, o con un progetto, o con qualsiasi cosa, e poi si scopre 2 mesi dopo che non era il progetto a cui volevo lavorare. Quindi, questo è, dico spesso che l'errore più comune in ambito creativo è cioè avere delle buone idee nella direzione sbagliata. Quindi, alla fine uno si forza creativamente, faccio il brainstorming, tiro fuori delle cose che hanno un senso, 6 mesi dopo dico: ma che cazzo ho fatto? Cioè io non ci volevo neanche andare di là. Quindi Intuiti aiuta su quello.
Intuiti aiuta Poi c'è a... anche da chiarire riguardo il brainstorming, che per me è un mezzo che in tre lo conoscono veramente. Molti l'hanno sentito e lo mandano avanti, ma senza veramente avere delle regole. Credo che sia in questo momento un po' va di moda e quindi si usa, però non si usa bene come strumento. Quello sicuro, il brainstorming ha delle regole, diciamo che ormai è entrato nell'immaginario comune. Poi, guarda, la vera difficoltà secondo me del brainstorming è che poche persone sono capaci di lasciarsi andare. Il vero esercizio da fare in brainstorming è dire stupidaggini. Quindi, qual è la prima cosa? Quando qualcuno fa un brainstorming con me, si sconvolge perché io le sparo. E le sparo giganti. E si vede che c'è qualcuno lì che dice: cavolo, ma Ho visto. bisogna imparare a dire quindi continuare ad aggiungere e giocare, liberarsi e dirle senza paura di giudizio. E poi dire sì, no, però Esatto. mi fermo, mi blocco. Quando arriva un no, bisognerebbe allontanare la persona dalla stanza. Non si fa così mai. Assolutamente. Ti avevo interrotto, perdonami, perché questa cosa del brainstorming mi colpisce sempre, perché anche quando io lo faccio vedo che poi non lo sanno fare in molti. E riprendere da dove avevi lasciato, cioè trovare le buone idee, fantastica, questa idea è fighissima, e 4 mesi dopo, oh, ma forse è una buona idea sulla strada sbagliata. E questa cosa mi interessava approfondire il discorso di quello che tu chiami pre-creatività, pre-intuito. Il concetto è un cambio di focalizzazione, cioè non è più che problema ha questo progetto, ma è che problema ho io che non riesco ad andare avanti in quel progetto. Bellissima, è stata bellissima. Il cambio è quello. Intuiti è uno specchio, in questo è uguale ai tarocchi, ok? Come tipo di movimento, se si usano i tarocchi per quel modo lì. Intuiti dà la possibilità di specchiarsi dentro degli archetipi. Quindi, nel momento in cui sto pensando che non ho dei problemi con il romanzo che scrivo, prendo una carta, mi specchio con quell'archetipo, ma volendone le prendo tutte una dietro l'altra. Cioè, non è che sia necessario che sia solo ed esclusivamente quella carta lì. Il concetto è che nel momento in cui riesco a specchiarmi, ho una possibilità di crescita. Prendo la carta dell'entrata nel mondo degli adulti. Cavolo, qual è il mio rapporto con lo scrivere e con il diventare adulto? Che cos'è che per me è il diventare adulto nell'essere uno scrittore? Scendere a compromessi o non scendere a compromessi? Cioè, questa è la risposta, la do solo io. Però nel Certo. momento in cui sono lì lo sento e questo aiuta a creare un dialogo profondo con noi, che è una cosa che tendenzialmente non facciamo. Quello che facciamo che è umano farlo. Ho un problema con questo. Ah, sono una merda. Allora devo lavorare di più. Allora devo fare così. Devo trovare più idee. Faccio un altro brainstorming. Ta, ta, ta. Noi siamo capaci a fare quello. È la prima cosa che ci viene da fare. Siamo bravissimi a farlo. Spesso chi si considera estremamente creativo è ancora più bravo degli altri a farlo. E altrettanto spesso ci scaviamo la fossa da soli. Ascoltami, non so se è una cosa fuori programma, se la vuoi la facciamo, se no no. Non so se hai un mazzo di carte di intuiti sotto mano, vuoi estrarre un paio, due, tre. Ti chiedo scusa perché non te l'avevo detto con un po' d'anticipo. E intanto che il nostro amico Matteo va a prendere le carte di intuiti, ecco, è già tornato, meno male che io non so gestire i tempi morti. Perfetto. Allora, per farci anche un'idea, io lo so che sul tuo sito internet hai già messo diversi video, poi linkerò anche il tuo sito internet in cui viene spiegato l'utilizzo di Intuiti, però mi piacerebbe anche a tutto beneficio dei nostri utenti dare una prova pratica. Io inizierei, visto che ho notato diversi modi di utilizzarlo, con quello un po' più basico, quindi magari vedendole le carte che scegli, che dici tu? Certo, allora, diciamo che c'è un facciamo una premessa. Io consiglio dei modi, poi c'è un'eterogenesi dei fini di questo strumento, nel senso che ci sono persone da tutto il mondo che ogni tanto mi scrivono e mi raccontano dei modi che io non avevo pensato. Quindi questa è una cosa molto bella. Dipende tanto dalle persone. Per, diciamo, i consigliati da me, ok? Tenendo il
prendendo anche con le pinze quello che dico e cercando di capire che non c'è un giudizio. Il metodo che io trovo più superficiale, okay, che non significa in senso negativo, ma perché va più in superficie, è quello di mescolare il mazzo e di dire, ok, prendo una carta. Pesco una carta, la pesco casualmente, e mi lascio ispirare dall'immagine, da quello che mi fa sentire l'immagine, e dalla favola allegata. Quindi all'interno del libretto che c'è dentro il mazzo ci sono delle favolette evocative che di fatto dicono la stessa identica cosa dell'archetipo a livello visivo, ma lo dicono con un altro linguaggio. Questa è una cosa che ho rubato alla pubblicità. Cioè si utilizza il linguaggio visivo e quello testuale per dire la stessa cosa, ma in un modo diverso. Quindi questo è un primo modo, è semplice, anche banale, okay, nella sua semplicità. Ci sono persone che lo utilizzano con un profitto enorme, mi dicono. Può essere un consiglio giornaliero, può essere un ragionamento giornaliero, dove io dico. Quindi diciamo che semplice o banale, comunque dal tuo punto di giudizio, non è detto poi che sia effettivamente un bisogno. Banale nel senso di semplice, di facile, cioè non richiede nessuna preparazione, non richiede chissà che, cioè, ci si siede, ci si regala un momento, si mescola il mazzo e si pesca una carta. Questo è un primo sistema. Un altro sistema è quello di costruire delle domande, quindi costruire delle questioni e scegliere le carte. Io in questo caso consiglio di scegliere quelle che corrispondono agli arcani maggiori, quindi sono quelli che ho chiamato intuiti primari. Sono anche le carte che da un punto di vista grafico sono più ricche, e questo perché riprendono dei momenti dell'esistenza, quindi sono degli archetipi, diciamo, più grossi, ok? Diciamolo così. Prendere queste carte, disporle a faccia in su. Quindi in modo che io le possa vedere, che tutti le possano vedere, cioè disporle su un tavolo e scegliere le proprie risposte sulla base dell'emotività. Quindi se io mi chiedo dove mi sento oggi e di pancia vado a pescare questa, un primo esercizio può essere verbalizzare e cercare di spiegare ad alta voce perché mi sento così. Mi sento così perché sento che ho tantissima energia. Adesso non si direbbe dalle occhiaie, magari, però ho molta energia, vorrei ramificarmi, cioè, quindi c'è quasi un'esplosione, no? Ok, dov'è che vorrei andare? Vorrei andare verso questo. Ok, anche qui, come mai mi sembra un'apocalisse? Questo è molto soggettivo, no? Però qua c'è un'altra verbalizzazione. Ora, già in questo si dice tantissimo. Quando faccio workshop e faccio fare questi esercizi alle persone che non si sono mai conosciute, cioè quindi si parlano per la prima volta in quel momento lì, in 5 minuti si raccontano la vita. Beh, immagino. Aiuta molto a lavorare su di sé, aiuta molto a sintetizzarsi, a essere puntuali su delle variabili dei propri problemi. Ed è qui il concetto della domanda. Quando io parlo della domanda, parlo di una, possiamo chiamarla una costellazione, quindi cioè, un esplodere in variabili, una questione. Cosa vuol dire? Vuol dire che faccio sempre l'esempio del paraculare. Okay? Tutti noi conosciamo la dinamica sono insoddisfatto con il lavoro. Ma che cos'è che c'è che non va? Cambia lavoro. No, 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 perché sì, sono insoddisfatto, ma mi piace. Ma se sei insoddisfatto? Ah, ma non è quello. Cioè, il lavoro mi piace, ma no, il periodo, ok, tutto questo, ma è tutto un paraculare. Qual è effettivamente il problema? Qual
cioè quali sono le variabili del problema. Ci sarò io, ci sarà il lavoro, ci saranno i colleghi, ci sarà la città. Cioè, cominciare a amplificare e cercare di essere più precisi su quello che è il disagio che si sta vivendo. Il disagio è anche la cosa positiva. Cioè, sto scrivendo un libro e so, mi sento estremamente eccitato, voglio vedere, voglio approfondire, voglio capire come incanalare di più questo. Andrò a prendere me, andrò a selezionare una carta per il libro e una carta per questa mia eccitazione. Cioè, quindi non è che deve essere sempre un problema. Aspetta, questo lo voglio chiarire ancora meglio perché io, studiando quello che hai scritto, ho visto che potrebbe non arrivare così come detto. Cioè, il discorso del tirare fuori le carte in base alle variabili del problema, che poi potrebbero essere tantissime. Quindi, nel caso del lavoro o del libro, poc'anzi detto, no? Possiamo dire, devo fare questo libro. Ho questo blocco, so che questa cosa può essere invece una cosa positiva, e quindi vado a estrarre Sì, allora, tante. diciamo che mettiamola così, fingiamo una carta per ogni variabile, Ok. ok? Che poi possono essere due, possono essere tre, possono essere 20, cioè nel senso, cominciamo una carta per ogni variabile. Ho un problema con il mio libro, ok? Quindi ci sarò io, Ok. ci sarà il mio libro, ci sarà il problema, ci sarà un consiglio per, ok? Una via per, che poi anche lì non è che... importante questo, non è una divinazione, è un'apertura in quella direzione. Quindi ho quello che io penso che possa essere un consiglio, che è ancora più sottile. Cioè, se io ho le carte sul tavolo, Sì. ok? Cosa succede? Che nel momento in cui, adesso ne ho messe soltanto sei perché non avevo, Certamente, le non c'è avevo problema. messe, però nel momento in cui io dico, ok, c'è un... Io sono qua, il mio libro è qui, ok? Sì. Penso che il blocco sia questo e che questo sia la soluzione, questo sia il consiglio che io vorrei, Ok. ok? Adesso, io so anche i significati che è un lavoro doppio, però uno, dico, ok, mi sento sereno qua, mi sento che ci sono due cose che si mettono insieme, vado a braccio fingendo di non conoscere niente, ok? Dico, sento che il libro è ancora in un bozzolo, ok? Penso che il mio problema sia in qualcosa di buio, non ho voglia di andare a fondo, ok? Quindi c'è qualcosa lì. Il consiglio... Ma io distruggerei tutto. Ok, brucierei tutto. Ora, cosa succede? Questo fa già capire tanto di com'è che mi sento io. È un primo lavoro. Cos'è che si aggiunge a questo? Che è un divido in variabili, seleziono delle carte basandomi sulla mia emotività. Quindi dov'è che sento? Vado di pancia e prendo delle Che carte. quindi tu le vedi comunque, ce l'hai. Vabbè, qua ci sono i blocchi di Marsiglia, però le guardi. Sì, le vedo, Ok. sono a faccia scoperta. Se io sapessi anche qual è l'archetipo di questa carta, mi dà un incentivo in più, cioè una suggestione, cioè no, continuo a tradurre dall'inglese che è sbagliato, mi dà uno stimolo. Ok, dà uno stimolo in più di ragionamento, di riflessione. Nel momento in cui so che questo è l'archetipo della tabula rasa, che vuole anche dire, non è soltanto appunto, lo parlavamo prima, non è solo distruggere, è anche ammettere. E in questo c'è quasi un orgasmo, volendo. Quindi nel momento in cui so questo, potrei pensare, forse a me piace questa distruzione. Cioè io trovo l'eccitazione di spaccare tutto. Ora, come faccio per non buttare via tutto, ma come faccio a tradurre questa cosa in qualcosa di costruttivo per quello che sto facendo? È lì che diventa un lavoro su di sé.
Anche un'altra cosa che spiego molto spesso, e questo penso che qualsiasi creativo di professione lo sappia, pian piano ci si conosce. Più ci si conosce e più si riesce ad anticipare quelli che sono i nostri flaws, cioè quindi quelli che sono i nostri, chiamiamoli, difetti, no? Quindi nel momento in cui io so che ho la tendenza a fare il terrorista, a spaccare tutto, posso anticiparlo. Cioè, nel momento in cui sarò di nuovo in una situazione in cui mi viene da fare quello, invece di farlo, faccio un atteggiamento creativo, quindi spacco il mio pattern. Cioè, questa è anche una definizione psicanalitica, però noi tendiamo a fare sempre la stessa cosa. Nel momento in cui spacchiamo il pattern, abbiamo un atteggiamento creativo, okay, con la nostra vita e nelle scelte che facciamo. Assolutamente. Quindi pesco una carta e leggo la favola. Aiuta, aiuta in ogni caso. Oppure mi faccio delle domande, le elaboro in variabili e pesco a faccia scoperta delle risposte. Che non sono risposte, sono stimoli per trovare delle risposte. Next step, cioè siamo proprio ok al massimo. Leggo tutti gli archetipi, quindi me li studio un po' e cerco di comprenderli. E a quel punto lavoro sia con le immagini, ma anche con il significato. A quel punto lì, volendo, si lavora esattamente come con i tarocchi a carte coperte. Coperte, ok, infatti. Ora qui le giuste mani che si alzano sono, ma quindi è come i tarocchi? No, non è come i tarocchi perché non è uno strumento di fatto di divinazione, è uno strumento che Vabbè, mette. diciamo che il tarocco dipende anche come lo usi, perché c'è un uso anche del tarocco che non prevede la divinazione, quindi. Esattamente, quindi non è come i tarocchi in quel senso lì. Non, ecco, mettiamola così, Intuiti non invita a fare divinazione, Intuiti invita proprio a utilizzare quell'altro modo. E beh, infatti credo che molto si riassuma quando scrivi intuiti non è una risposta, ma una domanda continua. Credo che quello sia un po' il sunto del lavoro. Esatto. E poi l'altra domanda che questa giustamente viene fatta, ma quindi, cioè nel senso, credi di pescare la carta giusta? Ok. Qui la risposta è duplice. Nel senso, io penso che queste carte siano come degli abiti, quindi ogni carta è Sai che giusta. non ho capito che cosa significa credi di pescare la carta giusta? Cioè, se quella carta che è giusta è proprio quella che ti farebbe al caso tuo? Esatto. Ok. Okay. Questa qua è una giusta domanda. Cioè, ma quindi vai in maniera casuale, allora credi che ci sia un perché che tu peschi quella carta? Io dico sempre che questo dipende da persona a persona, è quello che si vuole credere. In generale, ogni carta va bene. Quindi io sono sicuro che il lavoro che si riesce a fare sia proprio quello di mettersi di fronte con un abito diverso. Matteo, Quindi. posso farti una domanda? Anche in questo caso esce un po', usciamo un po' fuori da quello che ti avevo chiesto, se vuoi rispondi, se no no. Che ruolo gioca la spiritualità nella tua vita? Perché parlando con te, che ruolo gioca la spiritualità nella tua vita? Perché parlando con te, elevatissimo, ok? Perché ti spiego, parlando con te mi sembra che sei intriso di spiritualità, però metti a volte dei puntini sulle i, cioè prendi un po' di distanze da quello che hai prodotto con dei temi come i tarocchi, ma non so se ho sbagliato percezione o. È giusto perché secondo me è molto importante comprendere qual è il ruolo di certi strumenti. Cioè, Intuiti può essere utilizzato con. Allora, io penso che ci siano due tipi di visioni, ok? E nel momento in cui ti racconto Intuiti, io queste poi ti posso raccontare proprio la mia, diciamo che è giusto anche tenere una porta aperta per gli altri.
L'intuizione può essere molto spirituale o può essere molto poco spirituale. Ok? L'intuizione può essere quella vocina che ti dice qualcosa, o quella vocina può avere un significato molto più profondo e guidarti molto di più. Quindi questo sta molto alle persone. Io credo che il vantaggio, cioè il vantaggio, la cosa molto bella di Intuiti è che riesce a portare uno strumento come i tarocchi nel mondo di tutti e avvicina alla spiritualità, se vuoi chiamarla spiritualità, tante persone che non si avvicinerebbero alla spiritualità neanche se venissero bastonati, ok? Un'altra domanda, se posso interromperti, che mi ero appuntato di farti, era se avevi seguito la medesima struttura numerica del tarò. Sì, assolutamente. Ok, quindi il tuo arcano 10 è la ruota di fortuna, 11 forza. E questo perché volevo essere molto trasparente, quindi immagino che tu conosca molto bene i tarocchi, se tu vuoi prendere intuiti e vuoi vedere effettivamente quali sono state le mie scelte, è giusto che tu possa farlo. Già ho il mio mazzo di intuiti, io già ce l'ho. No, ma nel senso è se tu vuoi vedere, nel senso di Ah, ok, in generale. capito? Ok, perfetto. E torniamo, facciamo un attimo un passo indietro. Volevo ritornare un attimo sul discorso di creatività e poi sull'intuito. Ok? Allora, sulla creatività ti volevo chiedere, la creatività, perché noi immaginiamo la persona creativa come, come un dono di natura, la creatività. La creatività la posso sviluppare con il metodo. No, però aspetta, voglio mettere un altro puntino sulle i, però Certo. nell'altro senso rispetto alla domanda che mi hai fatto prima. Ok. Vedi, il punto è questo: io credo che la creatività sia spirituale, ok? Il, chiamiamolo problema, anche se non è un problema, è che non tutti pensano che la creatività sia spirituale, ok? Ora, indipendentemente da quello che pensano, di fatto la creatività, questo perché il mondo è la mia rappresentazione, la creatività secondo me è spirituale per tutti. Quindi nel momento in cui una persona, come ti dicevo prima, è una cosa molto esoterica, una persona trova delle idee, funziona in un modo ma non funziona in un altro, quello dovrebbe essere un momento in cui, cioè, capito, c'è un fuoco, no? Cioè sale proprio su. Quindi quello dovrebbe essere una dimostrazione di grandissima spiritualità. Per rendere accessibile anche a chi non pensa questo, metto i puntini sulle i, anche una questione un po' di rispetto, diciamo, per chi non lo vuole chiamare così, anche se poi io sono sicurissimo che nel proprio intimo sentano proprio quello. Ok? Questo era per mettere i puntini sulle i dall'altra parte. Sì, no, ma capisco quello che vuoi condividere ed è giusto anche che lo fai dando dei parametri, mettendo tutti i puntini sulle i. E invece, ritornando sulla domanda che ti avevo poc'anzi fatto, cioè nel senso, la creatività molto spirituale, dono spirituale, può essere sviluppata con il metodo? Cioè posso allenarmi per sviluppare la creatività oppure la creatività è un dono e stop? Io penso che il dono sia quello di eliminare le strutture, più che il dono sia proprio quello di essere creativo, se vogliamo dirlo così. Cioè io credo che le persone siano molto creative quando riescono a liberarsi di un sacco di balle. Okay? Lo hai detto anche prima, giustamente quando parlavamo del brainstorming. La persona riesce a essere creativa nel momento in cui smette di aver paura di essere giudicata, ad esempio. Okay? Il primo giudizio di fatto ce lo poniamo noi. Quindi è lì che forse c'è veramente, chiamiamolo, un talento. Okay? Ci sono persone che sono molto più libere e questo è un grande talento innato, sicuramente. Altri che devono imparare a essere più liberi. Quindi mi viene da dire che un unico metodo che può esserci sia quello di essere più liberi se si vuole essere più liberi. Poi anche questa cosa della vedere la creatività come un grandissimo dono, non so, io penso che ci siano, tutta questa, come dire, sei sì creativo se sai come esserlo, no? Possiamo essere creativi. Io penso che non tutti vogliamo essere creativi. Ecco, e forse anche una cosa molto carina
permettere alle persone che non vogliono essere creative di non esserlo. Cioè, proprio perché non penso che abbiano voglia di esserlo oppure vogliono esserlo alla loro maniera. Ok, quindi non ritieni la creatività parte integrante di un percorso evolutivo? Lo ritengo una conseguenza di un percorso evolutivo. E anche lì bisognerebbe capire, cioè bisognerebbe capire, penso che ognuno sviluppi la creatività a seconda del proprio percorso evolutivo. Cioè, io credo che, insomma, credo che adesso che sono un imprenditore, che mi sono affacciato molto di più a delle cose che ho sempre pensato che fossero noiose come proprio peggio della morte, quindi tutte le cose amministrative, del commercialista, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso mi rendo conto che anche in quell'ambito lì ci può essere molta creatività, molta. Bisogna indirizzarla bene perché in ambito di commercialista dipende che cosa si intende. Però in realtà, nel senso, ci può essere veramente tanta creatività. Stessa cosa il mondo legale, tutti i mondi che io trovo noiosissimi, ok? In realtà possono essere molto creativi. Quindi anche lì, poi il commercialista che è estremamente creativo, questo non significa che è un ladro, significa che è capace a inventare dei sistemi nuovi, ok? Non vuol dire che poi sia uno che lecca. Però anche là è interessante perché può inventare, può creare dei sistemi nuovi, però che si muovono sempre all'interno dei parametri, nel caso specifico istituiti ovviamente dalla legge. Io un po' ci credo che la creatività sia sempre così, se non, cioè, se puoi essere creativo se hai dei parametri, Sì, perché se non hai dei parametri non sei creativo, cioè sei un folle, ma come diceva il maestro bene, nemmeno te lo sei guadagnato l'essere folle, cioè sei un folle, punto, così. intanto sei folle perché qualcuno dice che sei folle, quindi parte da dei parametri per dirti che sei folle, no? Quindi anche un po' si autospiega. Diciamo che i limiti aiutano la creatività, cioè se io ti dico tieni un foglio bianco, tu hai molta più difficoltà nel disegnare quello che vuoi. Rispetto a hai un foglio bianco, devi disegnare una figura geometrica. Okay. Poi puoi essere più creativo o meno creativo, però già quell'aiuto lì ti sforza di giocare con le regole. La creatività può anche essere rottura di regole, quindi se ti do delle regole ti sto dando un grande aiuto. Io volevo farti un'altra domanda sull'utilizzo di Intuiti. È possibile utilizzarlo per gli altri? Assolutamente. Si può essere, diciamo, si può essere mediatori dello stesso processo che uno si fa con se stesso. Allora, nel momento in cui Intuiti nasce come uno strumento personalissimo. Personalissimo perché, e in questo, cioè, noi lo usiamo, quando dico noi intendo la mia azienda e i miei collaboratori, li invito a usarlo. E lo usiamo effettivamente come strumento di lavoro. Quindi ci sono diversi momenti in cui metto lì, mi prendo i miei 10 minuti e mi pesco carte e prendo anche delle decisioni di business sulla base di come mi sento dopo. Io penso che tutti dovrebbero usarlo, cioè nel senso che si troverebbero molto meglio che a non avere completamente una guida. Quando intendo una guida, intendo dire un mediatore che li aiuta a sentirsi di più. Quindi, se io faccio da mediatore con questo strumento e aiuto te a sentirti di più, questo è l'utilizzo con gli altri. Perfetto, perfetto. Allora, chiuderei anche, mi piacerebbe citare però velocemente, perché poi l'intervista era su Intuiti che mi interessava come mazzo di carte, gli altri due prodotti, perché mi sembra, però è la mia percezione, che Fabula ha preso un po' il podio del tuo cuore, vedo che lo citi sempre, lo metti anche nei tuoi video rispetto a Intuiti e a Cicero, correggimi se sbaglio, Cicero non me... Ma allora no, Intuiti è cioè, un podio che non si può Il terzo è scalzare. Cicero, perdonami, Cicero, vero? Ho detto Cicero, bene? sì. Ok. Intuiti diciamo che è un inscalzabile, cioè, ma anche sono degli strumenti. Allora, Intuiti ha una profondità che non si raggiunge facilmente. Quindi è proprio uno strumento
è uno strumento universale ed è uno strumento molto speciale. Fabula è uno strumento utile, molto immediato, di facile usabilità anche. Fabula si legge il manuale in mezz'ora e poi si può usare e dà degli ottimi risultati quando si struttura una storia. Così Cicero. Cicero anche, nel senso, io utilizzo Cicero quando scrivo le landing page dei nostri prodotti. Quindi è molto utile e nel senso, ormai tutti i nostri amici ce li hanno, però sono sempre stato contento di regalarli e sono sicuro che tutte le persone che li usano sono molto, molto contenti e soddisfatti. Però sono proprio prodotti diversi. Beh, sicuramente, sicuramente anche con scopi diversi, però perché chissà perché mi ero formato l'idea che di Fabula avesse un po' più il tuo interesse, forse anche perché nei video di Intuiti lo citi, no, non so perché, mi ero formato quest'idea. Ah, diciamo che aiuta molto a capire cos'è che facciamo nel momento in cui mettiamo a confronto i prodotti. Quindi lo cito molto spesso perché Fabula è l'ottimo esempio di uno strumento procedurale e meccanico per fare qualcosa di creativo, mentre Intuiti è l'esempio cardine di uno strumento che non è procedurale. Quindi Certamente. sono due mondi a parte per due fasi di una stessa creatività, volendo, okay? O di una stessa persona creativa, ecco. Certamente. Perfetto, Matteo. Guarda, io non ti rubo altro tempo. Mi è piaciuta molto questa chiacchierata, anche perché avevo. In realtà, conoscendoti poi durante l'intervista, sarebbe dovuta durare 4 ore, non i 55, perché ho sentito dei punti che avrei voluto veramente approfondire tantissimo, però non voglio rubarti tempo, non voglio stancare troppo chi ascolterà questa nostra chiacchierata. Quindi ti ringrazio della tua presenza qui su Scuola TDM e anticipazioni su nuovi lavori? Ci lasci così, ci puoi dire qualcosa? Vabbè, abbiamo adesso, sì, settimana prossima Ah, vedi, comincio. proprio Il motivo delle occhiaie, è ecco, il motivo quello. delle occhiaie è che stiamo per lanciare su Kickstarter questo nuovo Fabula for Kids. Lo vedi che Fabula ritorna? Tu che mi dici di no? Fabula ritorna. Ragazzo, io sono uno scrittore anche, quindi ovviamente lo scrivere, mi interessa moltissimo. Però quello lì for Kids è un fabula per i ragazzi, quindi è proprio uno strumento che aiuterà i più giovani a, diciamo, divertirsi raccontando storie. Quindi sarà. Ed è molto bello, è illustrato da un artista bravissimo di Torino, quindi ci abbiamo sudato un sacco e fra un mese lanciamo su Kickstarter, quindi puoi immaginare. Ci sono Perfetto. troppe cose da fare e troppi pochi Matteo. Riposati un po' però, Matteo. Va bene, ti ringrazio, grazie mille per Va questa chiacchierata e speriamo di sentirci presto con nuovi lavori. bene, grazie per Ciao. avermi invitato. Ciao, buona serata.